Ciao a tutti e bentornati nel mio studio per un video che sarà sicuramente diverso dagli altri. In questo caso non proverò ad emulare il suono di un chitarrista famoso, ma cercherò invece di fornire una infarinatura generale su quello che è l'utilizzo degli effetti in Helix. Chiaramente prima di parlare degli effetti è importante fare un preambolo relativo ai blocchi amp e ai blocchi cab. Prima di continuare, ovviamente come in tutti i video, vi ricordo che qualora vogliate essere aggiornati sui nuovi video caricati su questo canale, vi conviene iscrivervi in modo da ricevere l'alert e quindi sapere che c'è un nuovo contenuto online. Potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, trovate tutti i link nella descrizione di questo video. Allora, per quanto riguarda il discorso degli amp, lo scopo di questo video è quello sicuramente di andare a ricreare, ora apriamo l'editor, quattro suoni. Suoni che siano comunque il più possibile semplici, quindi senza effetti di ambiente o comunque giusto qualcosina, insomma, per rendere il suono più che altro più gradevole all'ascolto. Ma al fine di cercare di capire un po' come molte cose somigliano anche all'analogico. Quindi segnare una differenza tra quello che è l'approccio analogico e la creatività che ci permette di mettere in campo il digitale. Tante volte capita di sentir dire da qualcuno che l'ideale sarebbe avere un amplificatore con il Clean Fender, il Crunch Marshall e il Lead Light Gain, magari soldano. Helix ci permetterebbe in teoria di fare questo. Ci sono tantissime imprese disponibili anche sul web con tre amplificatori. È chiaro che però poi bisognerebbe trovare un punto d'incontro per quanto riguarda l'IR o il Cab Factory, perché altrimenti tre blocchi amp che sono molto molto diversi tra loro, anche all'orecchio, specialmente per diciamo, l'utente esterno, l'utente che viene ad ascoltarci, danno una sensazione di incoerenza, diciamo così, sonora. Però la cosa è possibilissima. In questo caso però cercherò di fare dei preset singoli, veramente semplici, cioè ampli, cassa più veramente poche cose, quindi fronzoli zero, giusto per dare insomma un'idea di quelle che sono le potenzialità della macchina. In primis è importante distinguere preamp da amp. Perché? Proprio perché Helix cerca di mantenere il più possibile la fedeltà nell'approccio con la strumentazione, ha pensato bene di distinguere due cose. Preamp è un preamplificatore. Quindi parliamo di un circuito elettronico che amplifica un segnale proveniente da una fonte sonora che può essere un microfono o o il pick-up di una chitarra, per far sì che questo venga accettato da un'altra apparecchiatura, che può essere un mixer o nel nostro caso per esempio un finale di potenza. Blocco amp invece è la combinazione dei due elementi, quindi pre più amplificatore. Anzi, pre, scusate, più finale. Il finale è un altro circuito elettronico che ha il compito invece di, oltre che alzare il volume, quello di assegnare, attribuire all'apparecchiatura la giusta corrente con la quale sopportare dei carichi notevoli, carichi che non sono carichi di peso, cioè non è un amplificatore, non è un transpallet o un muletto, però carichi di corrente, quindi far sì che insomma quando noi attacchiamo l'amplificatore ad una cassa non ci siano problemi, tutto vada a buon fine, non ci siano scompensi di corrente. Andiamo a realizzare i nostri preset, partiamo dal clean. Quindi abbiamo parlato di Fender, quindi io utilizzerei un Fender. Quindi il modulo US Double Normal, quindi parliamo di una immaginaria testata di un twin amp combinato con un 2x12 Double C12N. Quindi l'immaginaria cassa separata di un twin amp con i due coni Jensen. I parametri importanti da regolare, sicuramente il microfono. Io solitamente parto dal 57 perché è quello che quando si andava a suonare in analogico trovavamo solitamente nei locali, oppure era quello che magari aveva il service del comune che ci ospitava, o della festività, insomma, dell'evento, insomma, che è stato organizzato. I tagli sono una cosa molto importante in Helix. Io personalmente li effettuo secondo due parametri di giudizio: il primo oggettivo, il secondo soggettivo. Parametro oggettivo è quello relativo alle frequenze, al range di frequenze che occupa la chitarra. Immaginate che sappiate che un Mi basso ha una frequenza di 80 Hz, un Mi cantino suonato invece alla 22° tasto ha una frequenza di ben 1.165.000 Hz all'incirca. Ora, chiaramente queste sono informazioni che vi sto dando in maniera molto molto sommaria. Se volete approfondire l'argomento, cosa che vi invito a fare, visto che comunque quando si ragiona in digitale, bisogna iniziare a ragionare anche col costano di poi, nel senso dove il poi intendo tutto quello che c'è dopo l'amplificatore, che sono cose che magari chi suona in analogico non sempre considera. Io
aggiungo il non sempre, non voglio dire che sono in analogico queste cose non le sappia, però è chiaro che magari molti chitarristi che vanno in analogico non ci pensano. E invece è un'argomentazione molto, molto, molto importante in questo campo, perché adesso siamo noi a farci suoni, quindi a dover restituire un'ottima sensazione sonora ragionando con la mentalità del suono microfonato. La componente soggettiva è data invece da due fattori, a mio avviso. Il primo dato dalla chitarra, quindi i pickup che utilizziamo, l'output, il timbro della chitarra, quindi chiaramente una Telecaster sarà un po' più acida rispetto ad una Strato e così via, o ad una Les Paul, quindi ci sono dei parametri, insomma, che vanno regolati in base alla chitarra. E il nostro udito. Io personalmente ho diversi problemi quando mi trovo ad avere a che fare con delle medio-alte molto enfatizzate. Infatti, solitamente quando suono live, l'ascolto personale, quindi il mio monitoraggio, che viene solitamente da linear monitor, cerco di regolarlo dal mixer con le medio-alte leggermente attenuate. Per esterno, invece, le lascio così come sono, perché altrimenti la chitarra non verrebbe fuori. Andiamo ai parametri invece dell'amplificatore. Allora, diciamo che quasi quasi in tutti i casi i parametri che permette di regolare Alice sui blocchi amp sono piuttosto fedeli a quelli che troveremmo sull'alter ego reale degli ampli che andiamo ad utilizzare. I parametri che invece non ci sono sull'ampli, almeno in molti, qui magari mi sfugge qualcosa, su alcuni amplificatori c'è anche, sono questi tre. Che secondo alcuni tutorial presenti sul web bisognerebbe tenere sempre a zero per avere un gran suono. Allora, diciamo che su questi due posso essere tutto sommato d'accordo. Sul primo, sul SAG, sinceramente no, ma più che altro perché è una possibilità che ci viene offerta con il SAG. Allora, se sul suono pulito l'influenza di questo parametro è pressoché nulla, e ora vi do una dimostrazione pratica. SAG a 0,5, SAG al massimo, cioè non cambia praticamente niente. Sui suoni saturi, quindi sui semidistorti, ancora di più sui distorti, quindi quando il gain arriva a livelli, insomma, considerevoli, il SAG invece interviene come? È una sorta di dovrebbe essere un parametro di compressione, poi vi allego anche un link su quale trovate tutte le corrispondenze di questi parametri, che sugli ampli e gain va un po' a mettere ordine, diciamo così, nella saturazione. In alcuni casi anche troppo, quindi bisogna utilizzarlo anche con una certa saggezza, perché altrimenti poi la sensazione che si ha è quella di, diciamo, uno schermo in plexiglass tra noi e la cassa. Ma vedremo più avanti. Gli altri parametri, io solitamente lascio il drive, insomma, a questo livello, a 5,6, perché diciamo è vero che è un suono clean, però per avere un po' la risposta dell'ampli, un po' di drive ci deve essere, altrimenti sembra la chitarra messa nel mixer senza nulla a rifinire pure il suono, quindi. Insomma, il suono c'è tutto. Ora, voler arricchire un po' il suono con degli effetti ambiente, per esempio un riverbero, uno di quelli che sono stati inseriti adesso dagli ultimi aggiornamenti, vediamo cosa succede. Magari aumentiamo un po' per delay. Ovviamente il riverbero che, diciamo, specialmente nei suoni poi crunch, è bene dosare perché può arrivare a dare più fastidio che benefici. In un suono in cui il delay non è previsto, magari il riverbero invece dà quella profondità che può far svoltare, diciamo così, il suono. Nella fattispecie ho messo anche un po' di pre-delay perché va appunto ad aggiungere suono al suono. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare è quello di arricchire il suono in maniera da non lasciare delle frequenze vuote e al tempo stesso però avere all'orecchio una sensazione gradevole, perché poi quando il suono che ascoltiamo in cuffia oppure dall'ampio ci piace, è inutile dirlo, si suona anche meglio, perché è anche uno stimolo il suono. Altro blocco che si può inserire per arricchire un po' il nostro suono è il Trinity Chorus, che chi segue il mio canale sa bene che utilizzo in maniera piuttosto importante. Trinity Chorus che anche in questo caso va dosato. Vi faccio sentire com'è con il mix al 18%. È
Ecco, diciamo, è un chorus particolare perché stando poi in stereo, posto dopo la cassa, va ad aggiungere spazialità al suono. Quindi fa un po' l'effetto della caramella balsamica, che quando diciamo, mangiamo qualcosa, poi mettiamo la caramella balsamica, sembra che tutti i sapori in bocca si amplifichino a livelli stratosferici. Quindi fa questo effetto, un po' enfatizza, diciamo, quasi l'effetto stereo del nostro suono. Chiaramente anche questo nei suoni distorti va dosato perché è comunque un chorus, quindi magari anche se ce n'è poco, dà questa sensazione più di spazio aumentato, però appunto è un chorus e oltre ad amplificare il suono, aggiunge comunque un effetto che sul pulito tutto sommato ci può anche stare se non è invadente e sul distorto si sente invece, quindi è molto importante saperlo dosare. È un grande blocco questo qui, però va utilizzato con un minimo di criterio. Ok, allora passiamo adesso al suono crunch, che chiaramente affido ad un blocco simil Marshall, in particolare la British Plexi Bright. Come cassa invece utilizziamo una Greenback, una Koni Greenback, perché solitamente Helix ci proporrebbe come cassa naturale questa qui, la 96 DT75, che io stesso utilizzo spesso, però la utilizzo sempre abbinata in parallelo proprio ad una Greenback, perché la T75, per quanto suoni piuttosto bene, ed è quella che appunto viene naturale abbinare ad una testata Marshall, almeno stando al mio orecchio, risulta essere molto enfatizzata sulle medio basse. Quindi, siccome poi quando si va a correggere troppo con i tagli alti e bassi, il suono un po' si snatura, quindi quando la correzione è troppo evidente, il suono si va un po', diciamo, va a diventare veramente di plastica, a quel punto solitamente lo vado a, cioè piuttosto che andare a snaturare quel suono, gli aggiungo un modulo più brillante, in questo caso la Greenback. Questa volta utilizzo la Greenback perché invece, diciamo, è un po' più bilanciata di base, quindi si può lavorare magari senza andare a snaturare il timbro di questo modulo, ma lavorando sulle basse più che altro sull'ampli. Allora, microfono, come sempre parto dal 57, in questo caso metto l'R160 che secondo me è un po' più aperto. I tagli, i bassi a 100, perché essendo più brillante come cassa, diciamo quei 10 Hz in più, diciamo, danno un po' più di rotondità al suono. Tagli degli alti a 6,5, sempre perché essendo più brillante, gli alti li ho smussati un minimo. Parametri ampio, vi faccio sentire adesso la differenza che c'è con il SAG a 2,9 e a 10. Questo a 2,9, SAG a 0, SAG a 10. Allora, a parte la compressione, sembra che ci sia proprio una riduzione del volume. E per esempio del channel volume, del master, insomma, sembra quasi che io stia suonando in una sala di ripresa e l'audio che viene fuori con SAG a 10 sia quello che arriva, diciamo, in una sala di regia, insomma, come se ci fosse un plexiglass tra me e chi mi ascolta. Il suono, quindi, è questo qui, il suono, diciamo, che ne viene fuori. Volendo andare su ritmi un po' più lead, su un suono un po' più lead. Andiamo ad aggiungere qualche effetto ambiente, per esempio il riverbero, che in questo caso è un room. Trinity Chorus, così vi faccio ascoltare quel discorso, vi faccio sentire insomma la risposta a quel discorso che vi dicevo prima. Qui vedete il parametro, l'ho impostato all'11% come mix. Sentiamo un attimo. Sembra quasi, diciamo, con il parametro all'11%, col mix all'11%, sembra quasi un predil, non so, insomma, un qualcosa che accompagna poi il suono al riverbero, come un riverbero un po' più enfatizzato, diciamo così. Se invece aumento, tipo a 20, sentite come si sente di più il chorus. Cioè, sembra quasi il suono degli Iron Maiden in Somewhere in Time, cioè, quel disco, insomma, in cui le chitarre erano proprio sintetizzate. Faccio un esempio banale, magari mettendo un boost, tipo
un Minotaur. Diciamo, non è proprio molto molto presente come chorus. Si sente, insomma, che è regolato con un mix abbastanza basso, però inizia a sentirsi il chorus. E in questo caso, insomma, è bene invece dosarlo. Proviamo ad aggiungere, appunto, come abbiamo visto prima, un boost, tanto per aumentare un po' il gain. Bene, trovato il suono crunch, passiamo adesso al suono lead, che ho pensato di realizzare con, appunto, un blocco che richiama la testata Soldano, la Soldano, scusatemi, la Slo 100. In questo caso una solo lead OD con cassa, ora mettiamoci quella giusta, la solo lead, quindi quella proprio che attribuirebbe line 6 di suo. Allora, qui, come vedete, il taglio delle frequenze l'ho riposto a 110 perché la solo lead invece è una testata abbastanza spinta sulle basse, quindi qui 10 Hz in più danno un contributo superiore. Sentite che c'è questo rumore di fondo che non è proprio bellissimo da sentire. Come si interviene? Dall'input gate, quindi vi faccio vedere il passaggio perché l'ho fatto senza spiegarvi. Quindi vado col cursore qui dove trovate i controlli dell'input, input gate on, si zittisce tutto. L'unica cosa da fare è che il taglio, il calo, il threshold da 48 io lo porterei a un valore più accettabile, tipo 77, perché a 48 poi ci possono essere problemi a livello anche di dinamica. Mentre aumentando un po' il valore abbiamo il silenzio comunque, però non ci priviamo, diciamo, degli elementi dinamici dell'Eric, che sono tra l'altro uno dei punti di forza di questa macchina. Allora, per quanto riguarda i parametri dell'ampli, intanto vi faccio ascoltare l'influenza del SAG quando siamo davanti ad un blocco con il gain un po' più spinto. Quindi SAG a 2, SAG a 10. Cioè, qui sono praticamente tra me e chi mi ascolta ci sono non uno ma tre pannelli di plexiglass. In più ci sono questi scoppietti. Cioè, c'è un'interruzione del suono che rimanda più ad un noise gate quasi. Quindi in questo caso anche il SAG può essere utile, però magari a valori medio-bassi. Lati parametri, allora, i bassi a 4.1, il treble, i bassi, cioè gli alti a 5.7, insomma, qui diciamo è anche un po' il gusto personale che entra in ballo. A me non piacciono i suoni, ripeto, troppo acidi, quindi cerco di mantenere il suono il più rotondo possibile. Il master, solitamente in questi casi io cerco di non tenerlo a palla perché tenendo il master molto molto alto è vero che si ha quasi la risposta più fedele di un amplificatore, quindi anche tutte quelle armoniche virtuali che in questo campo, diciamo, è bene non risparmiare. Però è anche vero che quando il master è molto alto in alcuni casi, in alcuni blocchi, magari poi con altre simulazioni questo non accade, il suono si va a impastare anche tanto. Faccio sentire un esempio. Allora, già che si torna a sentire il fruscio, non mi piace. È tutto impastato, quindi francamente non mi convince. Quindi riporto il valore originale, quindi a 5.5, insomma, tanto ci siamo lì. Magari, vedete, tenendo il master più basso, invece, anche il drive superiore a prima era sui 5, era portando a 7.5, per esempio. Cioè, la saturazione aumenta, però la definizione del suono ancora c'è. Andiamo a metterci qualche effetto ambiente, tipo il riverbero. In questo caso è un tile, credo, dovrebbe essere un hall, bugia, hall, quindi che richiama il riverbero di un salone, di una sala per concerti. (Susurra)
mettiamoci un po' di chorus anche, in questo caso a 13. E infine proviamo a tirar fuori un suono lead da tutto questo, quindi scegliamo un boost. Io ho messo un timing, ora vediamo se è quello che si presta meglio. Quando devo boostare il suono per un solo, solitamente mi creo uno snapshot, appunto lead, nel quale il drive dell'ampli lo abbasso, perché altrimenti poi si va veramente a creare troppa confusione. Il master è un pelino più alto, e inserisco poi il boost. Vediamo se questo è migliore. Mettiamoci un delay, nella fattispecie un transistor tape. Vediamo. Suona già abbastanza corposo. Cambiando il boost, forse si ottengono risultati migliori. Bisogna anche regolarlo. L'ho soltanto inserito in maniera molto rapida. Ora mettiamo per esempio un Minotaur. Abbassiamo un po' il gain, che già ce n'è abbastanza. Anche il volume. Scream, che alla fine poi uno ci gira intorno, ma finisce sempre per utilizzare il TS9, anzi il TS808. Effettivamente. Chiaramente potete utilizzare come boost anche, per esempio, nella sezione Legacy trovate i vari pedali messi a disposizione dall'In6 che richiamano quelli che erano presenti nella serie M. Lo Screamer anche qui è un bel pedale, l'overdrive, anzi, io solitamente che utilizzo lo Screamer e il Tube Drive. E insomma, giocateci un po' con gli effetti. Avere il digitale è bello perché si hanno a disposizione tante cose da utilizzare. Richiede, la cosa richiede chiaramente anche del tempo, quindi bisogna un po' mettersi e sperimentarle. Ultimo suono che vi faccio ascoltare oggi è questo qui. Sì, è l'intro di un pezzo di Ligabue, suonando anche in un tributo a Ligabue, la prima cosa che mi è venuta in mente. Allora, ho cercato di emulare una chitarra acustica utilizzando un ampli J45 Normal, che ho notato, insomma, essere in possesso di una buona dose di... Ora non so come descriverlo, insomma, una certa affinità, diciamo, acustica. Ho utilizzato un equalizzatore, al quale ho tagliato tutto quello che c'è sui 250 Hz e 2 kHz, e dopodiché ho utilizzato quello che ho ribattezzato il metodo Aru, cioè appunto se voi avete visto, insomma, il video nel quale Davide Aru spiega quel piccolo trucco con il quale doppiare le chitarre, quindi dare una sensazione di doppia chitarra. Ecco, diciamo, in questo caso, nel caso della chitarra acustica, quasi enfatizza l'effetto stereo, ma in maniera anche abbastanza naturale, quindi la risposta è piuttosto gradevole anche all'orecchio. Un chorus semplicissimo, quindi non Trinity Chorus, chorus basta. È un riverbero tile. Bene, con quest'ultimo suono termina qui il nostro primo appuntamento con l'uso degli effetti di Helix. Vi ricordo che per commenti, suggerimenti, siate buoni perché è il primo video che faccio di questo tipo, quindi un po' di imbarazzo, un po' di come dire, di emozione c'è, cioè, inevitabilmente. Per commenti, suggerimenti, prezzi su commissioni, invio materiali in prosa e tutto il resto, potete sempre utilizzare i soliti canali di comunicazione, ovvero messaggi privati di Facebook, YouTube, quindi commenti,
indirizzo email che già ormai dovreste conoscere, e vi rinnovo prima di chiudere l'invito a iscrivervi al gruppo Elixir & Six Utenti. Gruppo che è amministrato da tutti gli endorser Yamaha & Six italiani, quindi da Andrea Cervetto a Simone Giandoranzi, passando per Massimiliano Cona e Andrea Palazzo, e non parliamo di un'amministrazione saltuaria, sono molto molto presenti sul gruppo, quindi è chiaro che in base anche agli impegni rispondo a quando meglio riescono, però molto spesso capita che delle risposte, che le risposte insomma ai nostri dubbi arrivino proprio da loro, e più delle volte sono poi commenti risolutivi che vanno insomma a trovare una soluzione a tutto. È un gruppo molto molto frequentato sia da user diciamo più esperti che da user meno esperti, però è utile sia per chi sta iniziando a lavorare con Elix per poter trovare da subito delle sonorità convincenti, ma anche per chi ne fa già un utilizzo più avanzato, gente esperta, perché comunque possono capitare delle argomentazioni che magari fino a quel momento si erano ignorate. Quindi vi invito a iscrivervi. Appuntamento al prossimo video, che sarà dedicato ai delay. Ciao!